Grazie mille per l'introduzione. Tu hai detto presidente, ma in verità io oggi sono qui in veste di sistemista. come hai detto giusto, sì, alias Srebrenic. Alcuni mi conoscono anche col mio nickname G5PV. Lavoro principalmente come sviluppatore embedded, però nel tempo libero mi diletto un pochino a giocare con i sistemi e con il loro monitoraggio. E infatti oggi vi voglio parlare proprio di questo. Tratteremo di due software molto interessanti che ho scoperto da relativamente poco, da un anno, diciamo, che sono Prometheus e Grafana, e lavorano un po' a braccetto. Prometheus è un time series database, quindi un database ottimizzato per immagazzinare valori che cambiano nel tempo. Okay, a differenza di un database come può essere Postgres o MySQL o quant'altro, dove ci sono le strutture a tabella e quant'altro, questo invece è ottimizzato per salvarsi tanti, tanti, tanti valori che cambiano nel tempo. Questi valori vengono chiamati in gergo metriche, quindi questo parleremo un po', vedremo un po' di nomenclatura e vedremo gli exporter, che sono i programmi che offrono. Che diciamo forniscono le metriche a Prometheus. Dopodiché vedremo anche Grafana, che è una dashboard. Anche qui vedremo un po' i concetti di base, come dashboard, panel, alert. Parleremo brevemente anche dei backend. Quindi Grafana è un'applicazione che ci permette di graficare i nostri dati. Quindi Prometheus, come dicevo, è un binario, un singolo binario, diciamo l'installer proprio, che è un tipico delle applicazioni Go, come è scritto, che è il linguaggio di programmazione nel quale è stato scritto. È open source ed è self-hostable, ovviamente, quindi ognuno se lo può installare sui propri server, sulla propria macchina. Viene configurato con un semplice file YAML, che è una sintassi standard. Prima si parlava degli standard. YAML è standard, non è ISO, non credo sia ISO, però diciamo è un modo standard per configurarlo. Le cose, e espone una interfaccia web minimale che ci permette di fare delle query veloci. Ecco qui un esempio. Quindi qui vedete, poi faremo una piccola demo. In sostanza ci permette di vedere sia il nome della metrica, graficarla oppure vederla in console, quindi in un semplice elenco. Abbiamo parlato, ho menzionato le metriche. La metrica è un valore a 64 bit con una timestamp precisa al millisecondo. Ogni metrica ha un nome, che è questo. Quindi, questo qui, app.http request total, in questo caso è il nome della metrica. E a questa metrica possono essere, anzi, di solito sono associati attributi chiave valore chiamati label, che sono quindi in questo esempio ce ne sono due: uno è questo, e l'altro è questo, quindi method e handler. Le chiavi possono essere solo caratteri alfanumerici e underscore, un paio di simboli di punteggiatura, mentre il valore è una stringa arbitraria UTF-8. Abbiamo più tipi di metriche, queste vengono gestite all'interno di Prometheus in maniera, diciamo, trasparente all'utilizzatore, servono solo per spiegare il tipo di dato usato dalle varie librerie dei client. Quindi i tipi più semplici sono il contatore e un indicatore. Il contatore è un numero che si incrementa monotonicamente nel tempo, okay? Come per esempio il numero di un numero di eventi, ecco. Mentre un indicatore è un numero che può andare su o può andare giù, come per esempio il numero di processi. Mentre l'istogramma e il sommario sono dei dati un po' più complessi. L'istogramma espone più metriche, quindi ti espone anche il bucket.
Vediamo un attimo in azione. Quindi questa è l'API, questo qua è un sistema live, è un sistema ostato da... Questo qui è il monitoring che vede l'interfaccia, gira sull'infrastruttura del MATLAB, l'infrastruttura esterna. Qui ho preso un paio di metriche a caso, quindi questo vede node 1, quindi questo mi dice il carico a un minuto del mio server. Quindi facendo execute, io a me si refresh la pagina, posso andare a zoomare di più, zoomare di meno. Sulla console mi dice il dato attuale, quindi questo prende solo l'ultimo dato. Questo è un esempio di metrica. Qui io posso avere questo è un campo libero, quindi posso scriverci quello che voglio. Questo qua è il load di 5 minuti. Oppure questo qui Prometheus mi aiuta facendomi l'elenco di tutte le metriche disponibili all'interno del database, che possono essere tante in questo caso. Vediamone un'altra. Quindi questo è ecco, una cosa interessante è che Prometheus fa anche le metriche su se stesso, cioè si espone delle autoanalisi. Quindi in questo caso, targeted one leg seconds, questo qua dovrebbe essere la durata di ogni scrape. Quindi quanto tempo ci mette lui ad acquisire le informazioni dai vari exporter. E qui c'è un altro esempio di grafico. Ecco, qui vediamo metriche con label molteplici. Quindi in questo caso, vediamo un po'. Ecco, qui in questo caso cambia la quantile, quindi allora vediamo un attimo se c'è qualcosa di più. Eccoci, questo forse un po' più. Qui la cosa che cambia in sostanza è il nome del container. Questo qua è l'utilizzo di memoria di ogni container Docker che sta girando sulla nostra infrastruttura, quindi qui per ogni container viene creata, la metrica è una sola, quindi container memory RSS, e quello che cambia, cambiano le label. Ok, abbiamo parlato di scraping, perché il modello, diciamo, di acquisizione di queste metriche è inverso rispetto al solito Nagios o Zabbix, o che sono altri software di monitoring. Questo modello qua, il modello di Prometheus, prevede il pool, quindi è il server Prometheus stesso a fare il polling regolarmente su tutte le instance configurate e si salva le metriche. Questo poll è una semplice chiamata HTTP. Quindi qui c'è il concetto, ci sono due concetti, ci sono l'instance e i jobs. I jobs in sostanza sono gruppi di più instance. Io quindi posso avere più istanze con un singolo job. Se per esempio voglio monitorare la CPU e la RAM e tutte le statistiche hardware dei miei server e ne ho 10. Quindi qui il job sarà uno che sarà acquisire le statistiche hardware dei miei server e le instance saranno una per ogni server. Questo si riflette poi anche nel file di configurazione. Potrei anche avere ovviamente più job se per esempio voglio avere lo stato dell'hardware sullo stesso server anche per esempio le statistiche di Nginx. Quindi tutto questo funziona grazie agli exporter che sono appunto questi programmi che espongono le metriche affinché Prometheus possa poi acquisirle. Di solito espongono un singolo endpoint, cioè un URL sul quale le metriche sono disponibili e quindi Prometheus effettua una chiamata HTTP e si salva il risultato. Di metriche ce ne sono veramente, veramente, scusate, di exporter ce ne sono veramente tantissimi. Qui sotto c'è il link alla pagina ufficiale. E questi sono solo quelli supportati, diciamo quelli menzionati sulla pagina di Prometheus.
Se vi fate un giro su GitHub e cercate exporter, ce ne sono a valangate veramente. Ed è anche abbastanza facile, grazie alle librerie, scriverne una per il proprio software, per i propri utilizzi, ecco. Una cosa che noi, per esempio, al Mitre abbiamo utilizzato è l'exporter MQTT. Quindi avevamo la dashboard che interrogava alcuni dispositivi che erano collegati alla nostra rete, che parlavano via MQTT e davano, per esempio, la temperatura e l'umidità della stanza server. Infine, l'abbiamo visto velocemente, ci sono le query, che sono il modo per estrarre le mie informazioni dal database Prometheus. Queste vengono usate anche poi dentro Grafana, quindi Grafana non fa nient'altro che effettuare delle query su Prometheus. Un paio di esempi di query, quindi la prima, questa qui semplicemente mi ritorna il totale di tutte le richieste effettuate, per esempio, sul mio server Apache. Quindi per tutti gli URL, per tutti i miei job. Qui invece vediamo solo il job API server, quindi questo prevede che magari ho due server HTTP, uno che fa il servizio per le API e uno che fa il servizio per il sito web. E quindi con questo io posso filtrare le mie metriche, quindi estrarre solo una parte, la cosa che mi interessa, in questo caso tutte le chiamate alle API che hanno comments, diciamo, come handler, quindi tutte le chiamate a comments. Io posso usare anche un matching con regex, quindi usare HTTP request total in questo caso, e qui tutti i job che iniziano per server, quindi io posso usare in sostanza regex normali per selezionare, per raggruppare più valori della label job. Similmente posso usare il non match della regex. In questo caso seleziono tutte le richieste che non hanno uno stato 404xx, diciamo. Quindi seleziono tutte le metriche che non sono errori, tutte le richieste che non sono errori. Qui invece vediamo l'utilizzo di una funzione, ce ne sono parecchie in Prometheus. Questa qui mi guarda quanto sta cambiando, stanno cambiando le mie richieste in una finestra di 5 minuti. Infine, all'interno delle mie query posso usare anche operatori aritmetici. Se le mie metriche hanno la stessa unità di misura, io posso benissimo fare operazioni. In questo caso l'utilizzo di memoria, la memoria libera, diciamo, gigabyte, no, sì, gigabyte. Quindi queste query non sono particolarmente, nel senso, guardare l'output delle query non è particolarmente illuminante, ci serve qualcosa per poter mostrare e visualizzare queste query in maniera che ci si accorge subito se qualcosa non funziona. E qui entra in campo Grafana. Grafana è un sistema di analytics e monitoring che ci permette di visualizzare grafici, grafici carini in questo caso, e fare alert, quindi generare dei messaggi, delle mail se alcune condizioni vengono soddisfatte. È modulare, quindi io posso installarci molti plugin, è pacchettizzato in maniera molto semplice, lo si installa con apt-get se siete su una Debian derivata o Yum DNF se siete su Red Hat. È sviluppato anche questo in Go e in TypeScript per il front-end, anche questo è completamente open source, quindi self-hostable. Una cosa interessante è che è multi-tenant e multi-utente, quindi io posso gestire al concetto di organizzazioni, quindi io posso con una sola istanza di Grafana gestire più organizzazioni con più backend e più utenti. Supporta login via LDAP, che è sempre una cosa molto, molto comoda. E supporta backend multipli, quindi è capace di collegarsi e fare query non solo a Prometheus, ma anche a InfluxDB.
CloudWatch, anche a Postgres e MySQL e una miriade di altri backend. Prima di vederla in azione ci sono ancora un paio di concetti di base, anzi vediamo la prima. No. Ecco, questo è l'aspetto, diciamo, di una dashboard di Grafana. Possiamo avere tabelle, tutto questo è completamente customizzabile dall'utente, quindi con grafici, tabelle, tutte cose che ci permettono di avere un colpo d'occhio diretto sulla propria infrastruttura. Ecco, i tre concetti di base sono il backend, che è il database sul quale Grafana va a fare query, la dashboard, che sono un insieme di più panel, e il panel, che è appunto la rappresentazione di una o più query. Allora, la cosa carina delle... vediamola un attimo in azione. Eccoci qua. Ecco, questo è un esempio di dashboard. Questa è sempre una ostata sull'infrastruttura del MITLAB. Questa di preciso sta guardando lo stato di GitLab. Quindi qui vedete un po' di gauge. Queste sono... Allora, vediamola qui. Eccola qua. Quindi qui vedete un sistema di visualizzazione, che ce ne sono parecchi. Quindi qui si può scegliere in che modo visualizzare questa metrica qui. E in base a questo sceglieremo anche la query. Questa misura la media di questa istanza, di questa metrica, che è pgapp. Quindi qui, nell'ultimo intervallo, mi misura mediamente quanto è stata su l'istanza di Postgres. Qui invece abbiamo un'altra metrica, questo dipende un po' dall'exporter, qui stiamo utilizzando l'exporter di GitLab, che è integrato all'interno del pacchetto, quindi che mi espone una metrica che si chiama app e che ha dei job. Vediamo un po'. La cosa carina di Grafana è che autocompleta i job, quindi io qui posso scegliere di cambiare, per esempio. La visualizzazione non cambierà perché, grazie al cielo, nelle ultime tre ore tutti i sistemi erano online. Ok, qualcosa di un po' più interessante. Node Available Memory. Eccolo qua. Quindi qui in sostanza si fa il trucchetto che abbiamo visto prima. Mem Available diviso Mem Total. E la instance... ecco, questo lo vedremo dopo, le variabili. Quindi in questo caso mi calcola la memoria totale. Sì, qui ce ne sono due, una per questa gauge e l'altra per il grafico in background che vedete. Di questa mi permette una visualizzazione che mi permette di guardare entrambe vedere entrambe le cose contemporaneamente. Ok, qui abbiamo anche un altro tipo di visualizzazione, questo è quello più comune, quindi il grafico. Qui possiamo inserire più query contemporaneamente, qui la query è un po' più complessa. Ecco, anche qui possiamo selezionare, quindi dal grafico, io qui posso aggiungere per esempio la leggenda, quindi qui posso nascondere, mostrare solo il grafico, mostrare la leggenda, scegliere che dati aggiungere, il massimo, la media, tutti questi valori massimo minimo vengono calcolati in base all'intervallo che uno sceglie. E infine qui potrei configurarmi degli alert, quindi se la media della mia query è sopra 500, facciamo 600, ok, quindi qua me lo visualizza anche, scusate, l'unità di misura sono i secondi, quindi qua quando questo intervallo supera i 0.6 secondi,
manderò un messaggio su Telegram, per esempio. Allora, cancelliamolo, che sennò ci bombarda. E questo è l'alerting. Quindi Grafana non contiene ovviamente una sola dashboard, ma posso configurarne quante ne voglio. Questo è un altro esempio. Cancelliamo i cambiamenti. Questo è sono le statistiche del nostro reverse proxy. Qui vedete che, come si può complicare, diciamo, una dashboard. Questo mi mostra il numero degli errori 404. Ecco, questo qua è un single stat con un digit. Anche qui vedete la somma dell'increase di traffic service, quindi questo è il nome della metrica. Oops. Col codice 404, col protocollo che posso definire qua. Quindi, dopo vedete questo dollaro, questo qua è una variabile, ne parleremo adesso tra un attimo. Anzi, parliamone. Ups. Ecco, vediamolo subito. Quindi, una delle cose carine è che ogni dashboard è un file JSON ed esiste un repository ufficiale. Vediamolo. Eccoci qua. Op. Ah, siamo già stretti col tempo. Bene, giusto bene. Ecco, JSON model. Quindi, questa è. Perché non me la mostra? Scegliamo qualcosa di un po' più semplice. JSON model, eccoci qua. Quindi questa è la nostra dashboard rappresentata in un JSON. Io posso, volendo, posso fare modifiche direttamente qui, ho il data tab completion. E posso salvare e il mio JSON verrà applicato. Questo mi permette di copiare ed esportare facilmente le mie dashboard e mi permette anche di condividerla. Infatti c'è un repository su questo link, c'è un repository ufficiale di tutte le dashboard che le persone hanno messo a disposizione. E qui posso benissimo cercarle, posso filtrarle. Ecco qua. Ok, mi rubo ancora 2 minuti per parlare delle variabili. Le variabili mi permettono di focalizzarmi su alcuni dati precisi all'interno della mia dashboard. Vengono estratti con una query, oppure posso anche metterli fissi, e vengono usati all'interno delle mie query con i pannelli. Vediamone subito. Quindi se vado in dashboard settings, variables, eccole qua. Quindi questo, vedete, estrae i valori delle label da questa metrica qui. Quindi il risultato di questa query, adesso c'è una sola label e qui dentro, scegliamone una, questa, vediamo qual è. No. Non ce n'è neanche una. Eccoci qua. Quindi quando vedo questo node, questo viene sostituito prima di eseguire la query, sostituendolo col valore selezionato della mia variabile qui. Bene, concludo dicendo che questa breve piccolissima panoramica la ripeteremo in maniera un po' più approfondita la settimana prossima, mercoledì. Al MeetLab organizzeremo una serata dedicata proprio a questo combo di Grafana più Prometheus. Mostreremo un po' a tutti quanti come stiamo graficando, come stiamo verificando la nostra infrastruttura sul MeetLab. Il MeetLab, se non l'ho menzionato, se qualcuno non lo conosce, è l'Hackerspace di Trieste. Quindi un posto dove appassionati di tecnologia si ritrovano. Detto questo, sì, vi invito tutti quanti mercoledì e grazie mille per l'attenzione. Se ci sono domande online Vediamo direttamente. se ci sono domande. Qualcuno ha Esatto. domande, se qualcuno ce le ha, le può mettere nella chat o sul gruppo Telegram, oppure direttamente accendere il microfono e accendere il video e farle.
Allora, prendo un attimo io la parola per comunque riagganciarmi a quello che diceva Aliash in merito al programma, perché gli approfondimenti saranno in genere, potranno essere svolti in altre serate. E quindi noi a livello di progetto 42 terremo anche traccia delle serate di approfondimento, praticamente sulla pagina del progetto 42. Trovate anche i link alle serate dei vari gruppi o alle serate di approfondimento che verranno comunicate, comunque organizzate dai vari gruppi. Se qualcuno, anticipo magari la domanda di qualcuno, se qualcuno ha bisogno delle slide, sono disponibili a questo indirizzo qui. Abbiamo Qualcuno una ha le domanda accessi? di Zetsu, Sì. che tutti conosciamo. Ciao Zetsu. Grafana, qualcosa tipo template per configurare multi-host semplicemente? No, nel senso che tu hai le dashboard. Di solito, adesso non so bene cosa intendi tu per multi-host, ma se io voglio monitorare la stessa cosa su più host, quindi su più, per esempio, se uso Prometheus, adesso vediamo se. Eccoci qua. Su multi-host, ok, ha precisato. Allora, sì, quello che si fa di solito è crei una dashboard e crei una variabile e la fai espandere per ogni tuo host. E quindi poi dal menu qui sopra, vediamo se. Hop. Allora, scegliamo una dashboard un po' più. Che abbia un minimo di. Forse questa. No. In sostanza, quello che fai è ti fai una dashboard che ti mostra tutte le cose che ti interessano per un solo host e poi fai una variabile in modo che tu possa selezionare l'host che ti interessa. Queste variabili qui, se vuoi, puoi, diciamo, come tipo di variabile, puoi definirli. Puoi definirle multi-value e include all, quindi puoi mostrarti tutte le metriche subito se vuoi vedere una visione super super ampia, oppure puoi selezionare più host e vederli molteplici contemporaneamente. Non so se questo ha risposto alla domanda. Sì, Celso dice Ok. ottimo e ringrazia. Bene, Allora, comunque se avete altre domande faremo la serata di approfondimento, sì, grazie Seba.